Buongiorno. Ma dove vai stamattina che c'è lo zaino di là preparato? Voglio vedere una cascata. Ma che cascata, qua non ci sono le cascate. Oh, vado a vedere una cascata a 20 minuti da qua. Non è vero. Allora, dopo torno con i video e ti faccio vedere sta cascata, va bene? Va bene. Ok. Passami la Nutella, per favore. Ciao cuccioli, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti nel secondo episodio di Vita da Montanaro. E sì, avete sentito bene, oggi vi porto a vedere una cascata devastante. Ora andiamo solamente a recuperare la mia compagna di viaggio, che è la mia migliore amica. Saliamo in cima al bolide, ma nel frattempo voi mettete like perché 4.000 like, terzo episodio di Vita da Montanaro. Mi raccomando. Allora, siamo in viaggio verso la nostra destinazione di oggi. Da casa mia ci vuole più o meno una mezz'oretta, se non sbaglio. Le città più vicine sono Reggio e Modena, dove secondo me ci mettete tranquillamente più di un'oretta di macchina, ma non una roba comunque impossibile. Dovrebbe essere, se non sbaglio, un cenno anche del cameraman, nel comune di Villa Minozzo. Esatto, sta nel comune di Villa Minozzo. E per una giornata come quella di oggi, dove la gradazione temporale perutistica, in una giornata dove le temperature raggiungono quasi 30 gradi, sono solamente le 10:34 di mattina, io ve la consiglio come destinazione. Più che altro, se siete dei personaggi della città, questo è il luogo giusto. Poi nella natura, fuori dalla frenesia della città. Adesso vi faremo vedere, ma cioè, qua è top, ragazzi. Qua è top. Sono le caprette, gli agnellini. I lupi. Allora, dovremmo essere quasi arrivati. L'unico problema è che io vi metterò la via video. Poi voi vedrete sulla sinistra, dovrebbe esserci uno spiazzo. Io non vengo da un po' qui, non me lo ricordo sinceramente. Oh! È proprio lui! Eccolo qui. Allora, qua abbiamo il primo parcheggio, vedete? Qua abbiamo già qualche macchina parcheggiata perché c'è qualcuno, però non c'è tanta gente. Quindi io direi di mettere la macchina qui senza far sì che finisca in un cazzo di burrone. Freno mano, tac! E siamo arrivati. Allora, ora che siamo all'ombra e siamo in via di arrivo, insomma, verso le cascate, possiamo togliere l'occhiale. Allora, adesso vi faccio vedere di che tipo di percorso stiamo parlando. Attenzione, perché ora c'è la prima scelta di oggi. Le possibilità sono due: o facciamo la discesa scoscesa, è molto scoscesa, non sembra, ma guardate, è molto scoscesa. Altrimenti c'è il percorso un po' più da principianti, cosa che io no, facciamo la consiglio. discesa scoscesa. Ah, vuoi fare la difesa scoscesa? Sì. La discesa normale è di qui. Tranquillamente voi potete parcheggiare lungo tutto questo lato della strada e poi prendere una delle due strade o qui o lì. È veramente indifferente. Qua è molto più semplice, quindi insomma, se avete attrezzatura, perché in tanti qui vengono anche per grigliare, fare insomma giornate all'insegna proprio anche del pranzo, eccetera, eccetera. E quindi se avete attrezzature e cose, vi consiglio di andare di qua. Se siete proprio così scialli per una scampagnata di qualche oretta, vi consiglio magari di andare di là. Se siete delle persone adatte al trekking come me, non ti sembra un vero e proprio sentiero? Ma in teoria dovrebbe esserlo. Allora, aspetta, perché tu potresti perderti, Martina, siccome non sai dove stai andando. Allora. Ok, è per quello che io vi dico, fate attenzione quando venite, siate esperti, non come me, che non so manco mettere un piede davanti all'altro. La scelta della scarpa credo che sia importante per fare questo tipo di discesa, non mettetevi l'Air Force One. Io credo che da dove avete parcheggiato fino ad arrivare al primo accenno d'acqua sia di 10 minuti veramente a piedi. Poi all'ombra degli alberi non c'è neanche caldo, anzi si sta molto bene, quindi smash. Queste parti qui si può tranquillamente fare il bagno. L'acqua, sentiamo. È fredda ma non troppo, quindi sarà sicuramente piacevole oggi fare un bel bagnetto con questo bel caldo. Quindi ora percorriamo l'acqua e andiamo verso la cascata, insomma. Diciamo che se siete delle persone che hanno tipo "Oddio, l'acqua, non mi voglio bagnare!" Non vi consiglio di venire per il semplice fatto che per passare da una sponda all'altra c'è la possibilità molto alta che i vostri piedi rimangano bagnati, quindi insomma, non ve lo consiglio. Quindi ora scendiamo
e attraversiamo quella parte appunto di fiume qui e andiamo di là. Allora, le scelte sono: attraversiamo là facendo un salto dall'altra parte, altrimenti ci togliamo le scarpe e attraversiamo qua. Che salto sia? Cioè, direi molto semplice. Vuole una mano, madame? Olè! Allora, comunque sono rimasto abbastanza deluso di una cosa. C'è veramente poca acqua. Cioè, pensa che questa pozza qui era la mia preferita, perché tu ti potevi lanciare da quel sasso lì direttamente qua dentro e l'acqua arrivava esattamente fino a dove sei tu adesso. Cioè, dove sei tu adesso c'era l'acqua. Allora, una cosa che voglio dire ai gentili spettatori di questo video: tutte queste mini cascate qui, chiamiamoli scivoli d'acqua, perché in realtà se voi ci arrivate da sopra e ci mettete il culo sul sasso, scivolate giù. Scivolo d'acqua. Naturale, naturale. E mi raccomando, scrivi nei commenti vezzata per vedere un vezzone che fa lo scivolo d'acqua. Mi sembra il minimo. Comunque tu non me l'hai detto, ma cioè, ho la faccia che con i capelli che partono così sono tipo largo 8 volte di più. Bella, 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 bella. Esce più acqua dalla mia fronte che dalla cascata. Veramente sto pezzando. E che fai? Non ti butti! Non ti butti! Allora, siamo arrivati alla cascata del Golfarone, è un posto meraviglioso e io sinceramente, se siete in zona, vi consiglio di passare, magari se la vostra estate è troppo afosa, questo posto fa per voi. Vi consiglio solamente di venirci durante la settimana, perché conosco bene o male l'affluenza di persone durante il weekend e quindi vi dico, se siete possibilitati a farlo durante la settimana, venite magari nei giorni infrasettimanali, perché il weekend è pieno, ragazzi. Fa piacere dirvi, ragazzi, che faccio questo tipo di video per portare anche, secondo me, la bellezza del posto in cui uno vive, perché vivere vicino a contesti del genere e non raccontarlo credo che sia una grossa perdita, secondo me. Allora, non si sentirà nulla perché c'è la cascata, quindi l'audio... È fredda, Dio! È fredda! Quella cosa più fredda che la mia pelle abbia mai toccato! Però ne vale la pena. Oltre ad avere un immenso brufolo sulla fronte, non vi sto neanche a dire che chiaramente è un posto azzeccatissimo per mettersi qui e prendere un po' di sole in una bella giornata come questa. Una roba che vi volevo dire oltretutto: c'è gente che si è lanciata proprio dalla cima della cascata. Però mi raccomando, come in ogni cosa, usate la testa, mi raccomando. Allora, adesso direi di affrontare uno scivoletto e fare un bagnetto nella pozza. È il contenuto, è il tipo di contenuto che vi posso portare adesso. Ma smettila! Allora, se avete la resistenza giusta, fare il bagno qua è incredibile. Una cosa che ci tengo a dire importantissima, ragazzi: siccome questa non è casa vostra, mi raccomando, quando venite non fate questo tipo di cose. Siccome adesso là in fondo, se vedete bene, c'è una bottiglia di birra, cioè venite qua, portatevi tutto quello che vi pare, bottiglie, sbronzatevi, ma portate tutto a casa o buttate tutto via in un patumo o qualcosa che trovate qua vicino. Non buttate e non lasciate la roba qua, mi raccomando. Ma quanti problemi si fanno le donne. Mi si fosse spaccata a me la cerniera, andavo giù nudo. Stiamo tornando alla macchina e stiamo facendo l'altro sentiero, quello da principianti. 22 anni, avrei tirato da una salita così è veramente preoccupante. E comunque, per essere un mercoledì mattina, di macchine ce n'è, ragazzi. Quindi immaginatevi il weekend quante persone qui possono venire. Visto il mio sederotto bagnato, è inevitabile anche la scelta di mettere un panno sotto, sopra, sopra, di sedile.
Allora, siamo adesso a Villa Minozzo, che è esattamente il paese che fa comune per il posto in cui siamo appena andati a visitare, appunto. E ora ci facciamo un aperitivino in un barco vicino e poi direi che facciamo subito ritorno a casa, perché ancora presto, e gli italiani mangiano a 1:30, non a mezzogiorno e mezza. E comunque, ragazzi, con questa serie, con Vita da Montanaro, vi voglio portare in ogni episodio questo, e ve lo ripeterò 200.000 volte. Quanto cavolo è bello vivere qui, perché sì, può non esserci niente, non ci saranno serate, non ci saranno locali, non ci saranno cose incredibili, attrazioni fenomenali, ma che posti sono, ragazzi. È questo che vi voglio portare con Vita da Montanaro, per farvi un attimo vedere la mia realtà e dove io passo tutti i giorni nella mia quotidianità. Ora direi che basta chiacchiere, perché questo era il momento storytelling, come in ogni video, insomma, mi piace mettervi. Perché ho un po' la gola secca, non abbiamo preso l'acqua, non abbiamo preso niente da bere, da sgranocchiare, neanche una pesca. Ora andiamo a farci un piccolo spritz, ma piccolo, piccolo. Salute ragazzi, cheers, cheers, cheers. Ragazzi, siamo di ritorno a casa, è stata una bella mattinata, mi sono rilassato, ho avuto un momento di relax, ho preso un po' di sole. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi raccomando, lasciate like, commentate e... insomma, attivate la campanellina, perché Vita da Montanaro è bella vederla subito quando esce. Quindi mi raccomando, campanellina. E ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Dal Vezzone è tutto, Vezzone out. E come al solito, grazie mille di darmi la possibilità di essere sul vostro schermo. Bimbi, ora una bella guida in grande tranquillità con questo bel sole, questo bel venticello. Dal Vezzone un saluto. Ciao piccoli. Guarda come sono andate queste cascate. Ci sono davvero allora? Oh, te l'ho detto! Dai, portamici. No, non ci vado adesso, ho giocato oggi, ma non ci torno più. Portamici. Ma no! Oh, portamici! Ti ho detto di no!